quando mi ha detto vuoi venire a una cosa di beneficenza, per carità, precedenza assoluta, ho anche rimandato un impegno a dove, diciamo, a pagamento, ma sono venuto volentieri qui perché Irina merita tutto questo. E grazie a voi che siete qui presenti. Io non so se sono però stanchi tutti questi signori, non vorrei che debbano ancora soffrire, magari mi tolgo la giacca anch'io. No, una cosa Irina, non ho mai capito, scusate, devo chiedere a Irina che è una stilista, ma perché si tolgono la giacca? Cioè, se ti metti la giacca, la togli. Oppure dovrebbero fare degli appendini lungo le sfilate, no? Cioè, comunque la giacca, l'appende. Cioè. Allora, secondo le regole di bon ton, che non le ho decise io solo li riporto, il maschio deve soffrire sempre, deve avere sempre la giacca, non dico giacca e cravatta, ma la giacca è un must, e quindi nelle occasioni di galla sempre lo deve avere con lui. Quindi magari abbiamo cura di non mettere qualcosa di troppo pesante, no, sotto. Ragazzi, lo sapete, ti sei guardato nello specchio, per chi non se lo ricordo sarai io, quindi è tanto di capello, comunque sei secondo le tendenze di questo inverno, però per te alla prossima magari una maglietta un po' più leggerina. Adesso un martellazzo Adriano, lo lascio incantare.